La vittoria al primo turno era preventivata ed è arrivata, ma le dimensioni assunte sono quelle di un plebiscito. Ottavio De Martinis, il nuovo sindaco di Montesilvano, sostenuto da Lega, Forza Italia UDC, Fratelli d'Italia e la civica Montesilvano in Comune, ha sbaragliato la concorrenza, arrivando a un soffio dal 67%, migliorando anche il 63,7% di Enzo Cantagallo, l'ultimo sindaco eletto in città al primo turno nel 2004. Espressione della Lega, che anche a Montesilvano irrompe come primo partito, 30,5% delle preferenze, De Martinis si porta dietro una lunga esperienza amministrativa, prima come consigliere di opposizione, quindi come vice sindaco uscente. Finalmente posso dirlo, ho vinto, la vittoria è stata veramente stracciante, non posso che essere carico di responsabilità, ma al tempo stesso felicissimo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale e tutti i cittadini per il sostegno alla mia candidatura, che è stato veramente al di sopra di ogni aspettativa. Cosa farà nei primi 100 giorni? Allora, intanto dovrò formare una squadra di governo che sia la migliore e dotarmi di figure all'interno del comune volte a far fare questo il santo di qualità alla città. Ma nei primi 100 giorni ripartirò dalle le basi gettate in questi 5 anni per regalare alla nostra città quello che merita in tema di sicurezza, in tema di turismo, in tema di sport e in tema di accessibilità. Insomma, tutto quello che in questi anni ci ha contraddistinto. Il suo risultato è quello deludente a Pescara che sta maturando di Carlo Costantini. Torna in bilico il progetto Nuova Pescara? Lei ha già espresso il suo no. I cittadini a Montesilvano sapevano essere io l'unico candidato contrario a questo progetto e mi hanno premiato. La stessa cosa hanno fatto i pescaresi bocciando Carlo Costantini, che è il promotore di questo progetto. Mi auguro che questo segnale sia arrivato a qualcuno e che questo qualcuno lo interpreti anche fattivamente. Raccolgono le briciole gli sconfitti, che comunque erano ben consci di quanto fosse arduo il loro compito. La soddisfazione per Enzo Fidanza, secondo candidato con il 17,4%, sostenuto dal PD e dalla civica Anno Zero, è quella di aver iniziato un nuovo percorso per formare una nuova classe politica e nel frattempo garantisce una ferma opposizione. Noi abbiamo fatto fin dall'inizio un altro percorso, non ci siamo occupati di rincorrere i numeri a tutti i costi, abbiamo fatto la scelta di fare un percorso di rinnovamento, l'abbiamo detto, non lo stiamo inventando adesso a posteriori, a giustificazione dei numeri, e questo percorso lo abbiamo voluto, lo abbiamo cercato, lo abbiamo desiderato, sapevamo che avremmo ottenuto un risultato di questo tipo, non ci ha spaventato fin dall'inizio e quindi lo conoscevamo già. Con questo risultato facciamo gli auguri al sindaco. L'auguro che gli facciamo, e io parlo da montesilvanese, è quello di avere una squadra non litigiosa come gli è capitato nel passato, di avere una squadra che collaborerà per amministrare meglio Montesilvano, ce lo auguriamo. Noi ci saremo a tenerlo bello in vita e bello, insomma, presente sulle questioni e sulle tematiche. La nostra opposizione non sarà come quella che c'è stata, quindi sappia che sarà così. Terzo posto nella competizione per Raffaele Panichella, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 15,6%, il quale analizza così risultato e prospettive. Io ho cercato in qualche modo di proporre ai cittadini il nostro programma, che è un programma fatto di cose che si possono fare, quindi non abbiamo promesso la luna perché siamo ben consapevoli del fatto che ci sono dei limiti di bilancio molto grossi e che soprattutto bisogna andare a cercare altrove queste risorse. Quindi da opposizione cercheremo di stimolare continuamente chi governa la città a fare di più per intercettare i fondi europei, perché assolutamente questa città ha bisogno di fare proprio uno scatto in avanti in questa direzione, di accelerare, perché ci sono realtà più brave che riescono a intercettare milioni di euro che poi si ripercuotono sulla qualità della vita dei cittadini. In attesa delle surroghe, subito dopo la nomina degli assessori, la nuova composizione del Consiglio Comunale di Montesilvano vede l'assegnazione di 8 seggi per la Lega. Deborah Comardi, che con 792 preferenze è la più votata di Montesilvano, Ernesto De Vincentis, Barbara Di Giovanni, Anthony Agliano, Corrado Di Battista, Paola Ballarini, Valentina Di Felice e Giuseppe Manganiello. 4 consiglieri per Montesilvano in Comune: Paolo Cilli, Feliciano D'Ignazio, Alessandro Pompei e Alice Amicone. 3 per la lista Forza Italia UDC con Lino Ruggero, ex vice sindaco e poi candidato sindaco del centrosinistra, che ha preso più voti del sindaco uscente Francesco Maragno e dell'assessore uscente Walter Cozzi. I 3 sono i rappresentanti azzurri in consiglio.
2 per Fratelli d'Italia, Paolo Di Blasio e Marco Forconi. Per le opposizioni 4 seggi al centro-sinistra, il candidato Enzo Fidanza più 3 nomi della lista del PD, Antonio Saccone, Stefano Girosante e Romina Di Costanzo. 3 seggi al Movimento 5 Stelle, il candidato Raffaele Panichella, l'omonima della consigliera della Lega Paola Ballarini e Gabriele Straccini.